giornata di festa in piazza Plebiscito questa mattina per la chiusura dell'anno scolastico. A promuoverla è l'assessorato alla scuola del comune in collaborazione con ASIA e il comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno organizzato momenti di animazione per bambini. Stiamo cercando quest'anno di portare tutte le iniziative nelle piazze in modo da dare anche una percezione al territorio, alla città, di quello che avviene dentro le scuole. Di solito si dice che la scuola deve prendere i bambini, deve prendere i ragazzi di strada. Noi pensiamo che anche stare in strada facendo buona scuola e buona educazione sia un modo per educare la città complessivamente, in modo indiretto. Dai progetti di educazione alimentare e ambientale al percorso giochi realizzato dai Vigili del Fuoco, in piazza sono stati allestiti anche stand informativi sulle iniziative organizzate durante l'anno. Alla festa ha partecipato il sindaco Luigi De Magistris, che ha siglato un protocollo d'intesa con il comandante dei Vigili del Fuoco per promuovere percorsi di educazione alla sicurezza all'interno delle scuole. Scuola e Vigili del Fuoco, ancora una volta un connubio che funziona. Le scuole vive della nostra città, il nostro grande punto di riferimento, e i Vigili del Fuoco, che sono straordinari a Napoli, fanno un lavoro encomiabile, certe volte oscuro, che però è molto amato dai cittadini. Oggi l'abbiamo voluto sacramentare con un protocollo importante tra Comune e Vigili del Fuoco con le scuole di Napoli. Non è possibile, perché esiste un patto di stabilità stabilito altrove, che la scuola pubblica non possa reggere alla richiesta e ai bisogni dei cittadini. La scuola pubblica è un luogo nel quale bisogna investire, perché altrimenti non c'è futuro né per Napoli, né per l'Italia, né per l'Europa stessa.